Ciao ragazze, oggi sono qui per farvi vedere il mio beauty da viaggio versione skincare barra hair care, insomma, quello che mi porterò. Ora sarò in Salento quando vedrete questo video, quindi se non vi risponderò subito in questi giorni, sapete che sono in vacanza, quindi è per quello. Però comunque nell'appartamento abbiamo il wifi e quando avrò un po' di un momentino libero vi risponderò sicuramente. Quest'anno voglio assolutamente smaltire tutti i campioncini che ho, o almeno la maggior parte, ne sono veramente piena. Quindi praticamente mi voglio portare tutti i campioncini che ho, voglio smaltirli tutti, anche perché poi a settembre al Sana penso proprio che avrò altri campioncini da smaltire. Quindi, siccome comunque i campioncini sono tantissimi, servono proprio in queste occasioni. Me li voglio portare tutti, li ho messi tutti qui dentro, ve ne faccio vedere alcuni. Sono mischiati tra bagnoschiuma, shampoo e balsami. Gli shampoo però sono solo per il mio fidanzato, perché io poi invece mi porterò uno shampoo mio fidato, è una novità di cui vi parlerò. I balsami invece li userò solo io, perché a lui non servono. Ad esempio c'è lo shampoo lucidante di Alchemilla. Ho anche dei campioncini di gel di aloe, ad esempio, ho quest'altro shampoo della Saponaria. Sono tutti veramente campioncini che ho da secoli e li voglio assolutamente smaltire. Come bagnoschiuma ho anche questo di Poesia 21, balsamo lucidante di Alchemilla. Questi sono davvero molto curiosa di provarli. Gel profumato detergente delicato di Alchemilla. Bagno doccia, sapone di un tempo, insomma, veramente tantissimi. Tra i campioncini c'è anche ad esempio questo colluttorio della Argital, quindi anche un mini colluttorio mi porterò questo mini colluttorio. E poi quest'altro è un liquid soap, quindi un sapone per le mani. E quest'altro è un altro bagnoschiuma, ah no, un hand balm, quindi anche una crema mani della marca Ritual. Insomma, per lavarmi mi porterò tutto ciò. Se non dovessero bastarmi i bagnoschiuma, al limite li comprerò lì al supermercato, oppure magari all'ultimo deciderò di metterne in valigia uno che ho, perché più che altro è quella la mia paura del bagnoschiuma. Per quanto riguarda lo shampoo, come vi dicevo, io mi porterò lo shampoo delicato della marca Rasa Jana. Questo lo sto utilizzando da una settimana barra due. E devo dire che mi sta piacendo moltissimo. Questo è un prodotto per lavaggi frequenti alla Meti, Salvia e Melissa. E è davvero buono perché pulisce bene il cuoio capelluto. Tra l'altro, mi lascia i capelli puliti anche per 3 giorni, sinceramente. Però al mare io mi lavo ogni sera i capelli e quindi ho bisogno di uno shampoo comunque delicato, non troppo aggressivo. E questo per me va benissimo, fa schiuma, mi lava bene e io userò questo. È proprio un shampoo per lavaggi uso frequenti. Come prima impressione mi piace veramente moltissimo. Per il viso invece, come contorno occhi, mi porterò questo qui, che è un campioncino della marca Ambadue. È una marca italiana che ho conosciuto al Sana. Mi hanno giusto regalato un paio di campioncini e questo è il contorno occhi all'acido ialuronico, quindi mi porterò solo questo qua come campioncino, così lo posso sfruttare e utilizzare. Invece, per il viso, siccome non ho campioncini di creme viso né nulla, mi porterò questo che è una novità di Eteria Cosmesi, è Intensive Anti-Ox Concentrate, è un siero antiossidante che sto utilizzando da un paio di settimane e mi sta piacendo tantissimo. È fatto in questo modo, è un siero idratante al punto giusto, quindi non è assolutamente unto ed è perfetto come base per il solare. Qua c'è scritto che è proprio consigliabile l'utilizzo sotto la protezione solare, quindi me lo porterò assolutamente al mare. Ve ne parlerò sicuramente nel dettaglio più avanti, ma come prima impressione mi sta piacendo tantissimo perché è idratante al punto giusto, senza ungere, ed è appunto un prodotto studiato apposta per questo periodo estivo. Sto leggendo che appunto è ideato per agire contro i danni da stress ossidativo indotto dai raggi UV, inquinamento, fumo, affaticamento, abitudini alimentari non corrette. All'interno il coenzima Q10 in grado di prevenire i danni provocati dai raggi UV, quindi è proprio perfetto per l'esposizione al sole sotto la protezione solare. Altre cose che mi porterò per il corpo sono questi qua, che sono dei sample che mi avevano dato forse al Sana addirittura dell'anno scorso, quindi devo assolutamente utilizzarli. Sono delle salviettine
idratanti per il corpo della marca Oila, quindi dopo la doccia le utilizzerò. Insomma, sto cercando di sfruttare un po' tutte queste cose, tutti questi campioncini che a casa praticamente non li sfrutto mai. Io, come l'anno scorso, mi porterò questo mio beauty fidatissimo, pagato 8 euro su Amazon, lo amo. Ve l'avevo fatto vedere anche l'anno scorso, è veramente utilissimo, capiente, ci sta un po' tutto. Mi porterò anche questi che mi avevano omaggiato dal sito Saninforma. Comodissimi perché c'è il tagliaunghie, le pinzette per le sopracciglia e per fare la manicure. E poi mi porterò anche questo qua che mi aveva inviato Lush un po' di tempo fa, il Butter Beer Wash Card. È praticamente questo sacchiotto sottile sottile per lavarsi le mani. Anche questo appunto utilissimo e me lo porterò qui dentro, oltre vabbè ai rasoi. Filo interdentale, spazzolini, ovviamente che non sto qui a dirvi. Ovviamente non può mancare la mia Tangle Teaser da viaggio. Questa è utilissima sia al mare sia quando avete i capelli bagnati per asciugarveli. Dischetti struccanti. Per quanto riguarda gli struccanti, mi porterò delle salviettine struccanti, probabilmente queste qua della Fria, che non so come saranno, speriamo bene. O altrimenti comprerò le salviettine struccanti dell'Equilibra, che sono ottime anche per gli occhi. Ovviamente la mia acqua termale non può mancare, questa qua di Fremond. Ho provato anche delle salviettine mini della marca Sensure, delle salviettine struccanti viso occhi 3 in 1, dato che comunque non è che mi truccherò ogni sera, non penso, e quindi magari delle salviettine possono essere utili, però mi porterò sicuramente anche uno struccante tipo un'acqua micellare, assolutamente. Magari mi porterò quest'acqua micellare di Giada della linea Renaissance lenitiva, che però magari travaserò perché questa è una boccione gigante, ormai non manca tantissimo per finirla, quindi la travaserò in un'altra boccettina e mi porterò questa. Per lavarmi il viso, non ho anche qui campioncini né nulla, sia al mattino sia la sera, quindi utilizzerò questo qua. Mi porterò questo qua di Vema, che è il detergente delicato opacizzante. È un detergente molto delicato, nonostante sia opacizzante, quindi mi va benissimo. Questo prodotto è ottimo anche con il Foreo. Io ho il Foreo Luna Play ancora da tanto tempo, perché poi mi era stato inviato il Foreo Luna Mini 2 e poi questo qui l'avevo abbandonato, quindi questo è perfetto per i viaggi, la sera, soprattutto per struccarsi meglio, farò questa combo assolutamente. Più o meno credo di non aver dimenticato nulla, più o meno queste sono le cose che mi porterò. Per quanto riguarda i balsami, come vi ho detto, tutti i campioncini, bagnoschiuma, tutti i campioncini. Spero di non essermi dimenticata nulla, poi mentre faccio la valigia ovviamente mi ricorderò sicuramente di qualcosa, però bene o male questi sono i prodotti che mi porto. Questa volta veramente l'essenziale rispetto all'anno scorso che mi sono portata il mondo, quest'anno voglio soprattutto smaltire i campioncini che ne ho tantissimi e li voglio far fuori assolutamente. Un bacione gigantissimo e al prossimo video. Ciao!